Sapevo che in Bahrain avrei dovuto vivere con altre 24 persone nella stessa casa, però non mi aspettavo il primo giorno in cui sono arrivata lì di aprire la porta della mia stanza e trovare una ragazza vestita con una tunica grigia con un tappetino che stava pregando. In quel momento mi sono sentita totalmente inadeguata, inadatta alla situazione, non sapevo cosa fare, non era il mio mondo, non mi sentivo a mio agio. E la prima cosa che sono riuscita a chiederle è stata: ehi, ciao, mi dai la password del wifi? Dopo 6 settimane invece in cui ho scoperto la loro cultura, ho visitato i loro posti, ho vissuto il mese del Ramadan, poi il più importante in Bahrain, l'ultimo giorno del Ramadan siamo andati nella moschea. E i miei sentimenti erano totalmente diversi, non mi sentivo più inadatta, non mi sentivo più inadeguata, ma mi sentivo parte di quella cultura. E il giorno in cui siamo andati nella moschea, l'ultimo giorno appunto del Ramadan, c'erano centinaia e centinaia di persone ed erano così tante che non riuscivano nemmeno più ad entrare nella moschea. Stavano tutte quante fuori, tutte quante perfettamente in riga, con il loro tappetino, senza scarpe, che pregavano. E io non mi sentivo un'estranea, non mi sentivo più un occidentale che era in visita. Io mi sentivo una ragazza come loro, mi sentivo parte della loro cultura ed ero lì non per guardarli ma per pregare insieme a loro.